2020, non te temo! Ciao ragazzi, bentrovati in un altro video di Rene Antonucci e quest'anno video a go-go. Tanti argomenti, ero già logorroica di mio, però mi sono riscoperta ancora più logorroica grazie ai video. Da che sono passata a una condizione iniziale, anzi più che altro intermedia, ma dove trovo l'ispirazione per fare video? Che cosa racconterò nel prossimo video? Come farò a star dietro a un certo punto quando finiranno le idee? Ecco, a questo punto invece sono arrivata alla condizione opposta. Ossia, ho tantissime cose da dirvi, da comunicare, vorrei parlare ore e ore e ore, ore con voi, ma pochissimo tempo per fare i montaggi, l'editing, perché chiaramente per quanto siano dei vlog informativi, però ci vuole comunque del tempo per lavorarli e quindi devo limitare, quindi bocca mia, taci ogni tanto, però ragazzi è sempre un piacere stare qui con voi e soprattutto sapere che possano essere utili questi video, motivo per il quale aiutatemi a far crescere questi video, quindi lasciate un commento per dire la vostra, per un saluto, per un consiglio, per un suggerimento, per una richiesta particolare di un video, insomma scrivete quello che vi pare, gli insulti si auspica di no, se proprio non ce la potete fare, insomma io non c'è problema, ma spero di no. Oggi parliamo finalmente di i miei goal del 2020. Sigla! Cercando un po' d'acqua che non sono riuscita a trovare perché altrimenti non trovavo più le parole per riuscire a parlare. Di solito faccio video la sera perché di giorno ho mille magari distrazioni lavorative, messaggi, mail e quant'altro, quindi la sera che è un po' più tranquillo riesco a dedicarmi totalmente, a donarmi totalmente a voi che siete qui pazientemente ad ascoltare questi video. Allora, volevo parlare dei goal per fare un po' ammenda su quello che è accaduto quest'anno. È stato un anno particolarissimo. So che potrebbe durare anche 3, 4, 5, 6 ore questo video, ma cercherò di limitarmi sullo stretto necessario, dicendovi che, come ho detto a più riprese, in più canali, a molti amici, conoscenti, parenti, no? Comunque è stato un anno in cui io sono andata in controcorrente perché quest'anno l'ho detto anche in varie interviste, è stato la prova del 9, è stato quel momento in cui c'è stata una scrematura naturale, la selezione naturale. Ecco, se Darwin avesse pensato a un anno specifico, io penso che quello sarebbe stato il 2020. Ci ironizziamo sulla cosa senza ovviamente minimizzare minimamente. Vogliamo parlare di cose belle, vogliamo parlare di speranza e quindi per dare coraggio a tutti quelli coloro che vogliono farcela, che vogliono raggiungere gli obiettivi, siete nel posto giusto, votate per Irene. Comunque, a parte questo, scherzi a parte, ragazzi, io l'ho trovato un anno molto stimolante perché quando c'è una problematica, quando lo sforzo ci spinge a dover farcela, dover andare oltre le difficoltà, oltre gli ostacoli, ecco, a quel punto la difficoltà diventa virtù. Come facciamo a trasformare la difficoltà in virtù? Solo ed esclusivamente parte tutto da un state of mind, quindi è tutto uno stato mentale. Se noi ci concentriamo sull'opportunità e non sulla difficoltà, a quel punto troveremo delle risorse dentro di noi, delle capacità e forse qualcosa che noi stessi non immaginavamo del nostro potenziale. E non sto dicendo che probabilmente c'è poca autostima, potrebbe anche essere, ma principalmente perché talvolta non guardiamo al di là del proprio naso. E questo lo dico anche per me stessa, quindi che voglia essere un suggerimento, uno spunto per poter riflettere sulla cosa. Pertanto, vi dico, quest'anno ho raggiunto delle cose molto interessanti, quindi vorrei fare un po' tirare tipo le somme insieme a voi. Ecco, quest'anno sono riuscita finalmente a non concentrarmi sul fatto che probabilmente le mie idee potessero non essere abbastanza. Ho deciso invece di dire: ok,
io faccio e vediamo quello che accade. Quindi direi che il mio primo goal è l'aver realizzato un cortometraggio che è stato, che si è aggiudicato diversi premi, non soltanto in Italia, ma anche delle selezioni, semifinalista, eccetera, eccetera, anche a Hollywood, come vi ho detto anche in un video, vi racconto la verità, se non l'avete visto, vi metto qui il link dove potete andare a cliccare e guardare il video. E poi vinto anche un premio come miglior attrice per il premio Vincenzo Trucitti e sono felicissima di questo. Sono riuscita a intensificare la mia attività digital, che per me è stato ed è importantissimo. Lo si vede dal fatto che comunque, come vi ho detto, mi piace tantissimo parlare con voi, mi piace sempre di più. Sono riuscita a programmare, organizzare meglio il mio lavoro. In un video vi ho parlato della produttività e quindi come sono riuscita a migliorarla in quest'anno. Se non avete visto il video, vi consiglio di andarlo a vedere, quindi ve lo linko qui sopra. E poi sono riuscita a creare con più consapevolezza, anche questo per me è molto importante, perché i creativi hanno mille cose e mille input che bombardano la testa, cioè tipo tun tun tun, tipo mitraglietta, e metterle appunto non è semplice. Invece il fatto di prendere appunti e poi sviluppare, e quindi anche automaticamente in qualche modo, anche il fatto di dire ok, devi portare a termine quella cosa senza farti prendere da dubbi, perplessità, e senza farsi condizionare da quei dubbi e quelle perplessità, ecco, sono riuscita a superare tutto questo e mi ha aiutato a produrre molto di più, con più consapevolezza e anche in maniera molto più geniale, devo dire. Quindi di questo sono molto soddisfatta, sono molto contenta, e se tutto questo è stato possibile soprattutto sulla parte digitale è grazie a voi, ed è per questo motivo che tra i miei goal che voglio enunciare del 2020 c'è il traguardo di raggiungere i 1000 iscritti su YouTube. Ecco, per me è molto importante, ci siamo quasi, quindi se volete supportarmi a questo goal, ecco, se non vi siete iscritti, se conoscete amici o avete l'opportunità di condividere questo video, fatelo subito, perché arriviamo insieme ai 1000 iscritti. Sarà non un mio traguardo, non è un mio traguardo, ma è un traguardo nostro, quindi lo raggiungiamo insieme, perciò sarebbe una cosa bellissima. E poi tra i goal di quest'anno c'è il fatto che in un momento molto difficile ho portato insomma a termine anche il fatto di portarmi a casa un altro ruolo in un film. Tra gli altri goal, sempre per quanto riguarda l'aspetto cinematografico, ho conosciuto delle persone splendide con le quali stiamo portando a compimento un bel progetto, quindi abbiamo scritto una pilota per una serie TV ed è un grandissimo goal per me. Tra i goal che in realtà non rappresentano proprio il 2020, perché è stato un percorso in divenire, è un percorso crescente, affinare la capacità di attrarre positività e persone positive intorno a me, e questo è un lavoro che faccio da diversi anni, però devo dire che quest'anno ho visto molto più concreto questo goal, più di periodi precedenti, perché l'ho voluto fortemente andando a eliminare i cosiddetti rami secchi della mia vita, e senza alcun timore di farlo, perché talvolta diciamo ok, magari elimino quella persona ma potrebbe tornarmi utile, potrebbe così, ma se forse no. A pelle, sappiate che il vostro istinto è capace di dirvi la verità su quello che fa bene per noi, e se una qualsiasi persona o situazione ci ostacola per il raggiungimento di un obiettivo, probabilmente quella persona non fa per noi e dobbiamo eliminarla, senza se e senza ma, perché se non fa per noi lo sentiamo, e quel malessere che sentiamo in quel momento, che poi proviamo a quasi soffocare, in realtà ritorna dopo attraverso ansie, sotto forma di insicurezze, sotto forma di qualsiasi tipo di costrizione che va a costipare
le nostre belle emozioni che ci permettono di creare e produrre al meglio. Quindi ecco, questo sicuramente quest'anno l'ho visto molto più vicino, il fatto di attrarre persone migliori, perché l'ho voluto e perché probabilmente sto facendo dei passi in avanti, e questo lo riconosco ed è bello riconoscerlo. Quindi se avete dei goal, perché sono sicura che li avete, anche piccoli, talvolta sono dei grandi goal, ognuno di noi ha dei parametri, chiaramente si prefigge delle cose, non sempre possiamo raggiungere per un discorso di tempistiche e di ostacoli, ma noi facciamo sì che quello che abbiamo nel nostro cuore, nella nostra mente, possa divenire realtà senza alcun tipo di condizionamento. Per favore, fatelo per voi stessi, io sono con voi e so che siete d'accordo con questo, anche se magari così all'inizio non lo volete accettare, ma è così. Perciò scrivetemi qui sotto i vostri goal di quest'anno, facciamoli insieme, goal 2020, quindi scrivete i vostri goal di quest'anno e utilizziamo l'hashtag goal 2020. Sono curiosissima di leggere i vostri goal, li leggiamo insieme e poi magari ne parliamo, volendo, anche in un prossimo video. Mi piacerebbe invitare qualcuno di voi, con molto piacere. Ripeto, un canale di tutti, è un canale nostro, non solo mio, perciò restate con me, Irene Antonucci. Ragazzi, grazie, grazie, grazie ancora per la vostra attenzione, ci vediamo in un prossimo video.